Le note dell'amore fanno l'amore più grande. È stato questo il titolo dello spettacolo di fine anno che si è svolto nel pomeriggio di ieri presso l'Auditorium Unità d'Italia di Isernia. L'evento di chiusura dell'anno scolastico, promosso e organizzato dall'Istituto Comprensivo di Colli a Volturno, ha visto la partecipazione di un folto pubblico, circa 700 spettatori, per uno spettacolo musicale di assoluto rilievo che ha visto impegnati gli alunni di tutti i plessi. L'evento dell'Orchestra con Coro Mainardi in Musica rientra ormai negli appuntamenti più importanti proposti dall'Istituto Comprensivo di Colli a Volturno, come spiegato ai nostri microfoni dalla dirigente scolastica Ilaria Lecci. Questa è la grande festa di fine anno scolastico, e si è andata sempre più ampliando di anno in anno. Ricordiamo che ci sono la bellezza di tre progetti insieme. Da una parte c'è l'orchestra, quindi la sezione musicale delle secondarie di primo grado, e poi abbiamo il progetto Parole d'autore e anche a scuola con Calliope il coro. Tutte e tre questi progetti messi insieme creano questa bellissima manifestazione, allargata poi alla quinta della primaria, e io allargherei a tutta la scuola, perché il mio desiderio è di vedere tutta la scuola su questo palco. Ovviamente capirete, è impossibile, però piano piano lo faremo. Preside, c'è un tema particolare quest'anno, è quello dell'amore. Perché avete scelto questa tematica? Se ne sente tanto il bisogno, se ne sente il bisogno a livello nazionale ma anche a livello locale. Le divisioni vanno combattute, bisogna lavorare per l'unità. Se dovesse fare un bilancio di questo anno scolastico, cosa manterrebbe e cosa cancellerebbe? Cancellerei niente, perché penso che anche le esperienze non proprio positive che abbiamo fatto ci sono servite, sempre per migliorare, quindi no, non cancellerei niente, conserverei tutto in vista di una progettazione sempre migliore, ovviamente.